perché hai voluto fare questo viaggio così particolare? Cioè, non è che ci sia una folgorazione di dire, beh, oggi salto in barca e vado a fare una roba di questo tipo. E ho detto, se non faccio adesso, non faccio più, è l'ultima chiamata, come si dice. E ora dai punti bianchi ho detto, vada come vada, e faccio. E no, e devo dire che non ero ancora preparato. Va bene, sta di fatto che a 77 anni decidi di partire in solitaria da Venezia, poi faremo il percorso, Portogrande. per andare a chiedere scusa alle balene Sì, che è come metafora, è ovviamente come metafora in dell'esistenza. America. Sì, in America, a Nantucket, All'Antac. dove si è, dove è nata la storia della baleneria, Certo. anche se. Da lì ho fatto Reggio Calabria, di notte, una navigazione molto difficile, Molto poi difficile, mi c'è dicevi. corrente di notte, poi avevo 20 nodi contrari anche, e da solo stanco, cominciavo a diventare stanco, non arrivavo mai a calare. E sei Vabbè, andato verso le Eolie. poi ho dormito, sì, sono stato qualche giorno lì a Reggio Calabria, dopodiché sono partito per le isole, sono uscito, sono andato verso le Eolie, mi sono fermato di notte, ho ancorato, la mattina mi sono tirato sull'ancora e sono andato verso Ustica, Sardegna. Tutto l'Atlantico, 20 giorni, mi Sei si è rotto lo strallo, uno degli stralli di Popa, Franco, di notte, non si poteva vederlo, perché c'era il passante, il bullone passante da 12, forse una roba così, che passava a scafo, no? Andava su, in posizione di infame. Di notte vedo questa cosa che più che capo di cosa. Per fortuna che andò, però è l'unica subito che ho fatto, di mettere in sicurezza, ho fermato questo qua, un attimino così, go, dimezzare la vela di prua, perché ero a Genova, go, dimezzava, quasi tira dentro tutto, go, ho messo in tiro la mantiglia, in modo che mettere così. E ho cercato di mettere insomma, che non mi facesse, insomma, che facesse un po' di resistenza, ma oh, così per fortuna sono andato avanti fino a Guadalupe, che non potevo fare più. Le piccole Antille sono tutte così, poi comincia ad andare verso ovest, può fare tutto qua, Porto Rico, Santo Domingo, Cuba, e qui sono le Bahamas. Andando tutto sopravvento, andando nel mare dei Sargassi, che non è che Ma dei Sargassi. nessuno va nel mare dei Sargassi, mi sono andato nel mare dei Sargassi perché ho detto, dormo, vado piano. E la prima settimana, Franco, è la prima settimana, con Genova, 7 nodi, nel mare dei Sargassi. E non vedo, come cazzo, forse era la corrente favorevole, non lo so. E appare che sembrava un gioiellino, silenzio, marchio, un colore stupendo, i Sargassi che molto sai, sembrava i colori di Van Gogh, preciso, dopo vi mostro. Morale che, la seconda settimana, niente da fare, sempre un po' torto, se voglio andare avanti, vado avanti. Nel Sud Carolina ho preso il primo big storm, una botta incredibile. Big Storm, quindi una. Ma mi credevo che la barca andasse via, mi credevo che la barca e il vento la portasse fuori. Per fortuna si durano, no, in sua notte. Ma ne hai presi addirittura due medie. Quello dopo sì, andando verso New York. Ero già entrato nella baia di New York, vedevo già manata. E quindi hai dovuto rimanere. Quando questo mi sapevo che il 4 del pomeriggio, il 4 della mattina sarebbe arrivato questa. Ho buttato 60 metri di caena, tutta la caena, che buttava fuori. Guarda quanto tipo di fondale posso l'eventuale sbattamento, adesso così. Ho scelto 15 metri. E sono stato e anche dopo mi fuori anche la guardia Costiera. Ma costiera, siamo la guardia costiera degli Stati Uniti. Va bene, invece la gente, oh, go, 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 no, io mia barca non abbandono. Oh my God! E vabbè, barba bianca, la barba qua, unga, che avevo sti capelli così. Gli occhi forse anche spiritai che dice no, 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 non lascio la barca. E
E lì è scoppiata lì il mio caso, il caso molto positivo ovviamente, perché la Guardia Costiera ha scritto un articolo che mi aveva mandato anche, perché era il mio diritto stare là, però loro monitoravano se era proprio il caso di intervenire in ogni anno. Perché eri sempre in pericolo. Con cui sto sotto rivo quasi, che non potevo andare, poi provavo anche a scappare via più a largo, perché le onde erano anche più gestibili le onde. Io avevo un freddo boia, gli ero bagnato fradicio, perché l'umidità entrava dentro ed è diventato come il caigo, come qua così. Gli ero tutto bagnato, stramasse bagnato, tutto bagnato, tutto. E mi sono messo tutta la roba dell'ana sotto, con quella della pepe, che anche l'ho bagnata, dell'ana, se si è bagnata, metti un po' di caldo rispetto alle altre cose. Non che roba tecnica, queste cose sono robe tecniche, sì, 50-60 sì. euro di caldo. Sì. Però io tremavo lo stesso, ho tremato 3 giorni, eccetera così, e forse qui come anche un po' dopo. Mi 3 giorni all'ancora? GoProva però, se al caso secondo me GoProva a scappare via. Che aveva la tormentina, mi sono messo la tormentina, la mia gara sbrigata. E ho fatto i coriandoli, penso di. Ma era incredibile questa tormentina, perché la onda mi buttava di qua e mi metteva a posto. Però non è che faceva andare oltre le onde in tremende, piene di sabbia, e a prua, essendo sabbioso la onda, è mega sbrigliata. Sai quello che protegge l'occhio di cubia, quello in acciaio? Spariò. Per dirti che l'asse di onda che c'era, saltava come un caprone, che c'era, arriva, che vedeva 200 metri, vedeva arriva, vedeva sta barca, che c'era anche su YouTube, le fotografie, e l'ha filmato. Mi fa fare così, guarda il quartiere che saltava, e c'era uno spettacolo, ma chi sei, sarà un drogato, sarà uno che porta il traffico, no, sarà un emigrato clandestino, come ti vedi adesso su Facebook. Di oriundi italiani, scritto Napoli, vai guaglio, gli veniva da tutto qua a salutarmi così, chi mi portava la pasta assunta, chi mi portava questo. È incredibile, a volte la solidarietà che è stata molto molto positiva, soprattutto degli italoamericani. All'attack sei arrivato e sei andato in secca proprio lì, all'arrivo. Ma guarda che un attacco che se 1500 navi in fondo è. 1500. Ma proprio nel posto più... No, sì, forse se mi invece è andata verso ovest, girare verso est, forse perché c'è i fondali migliori. Però, visto che ne aveva sempre la bea, io ero padrone di tutto, pieno regola, e il mare, sapevo tutto quando arrivavo. Dovevo rispettare i canali purtroppo sono quelli che sono. Così proprio di canali, bisogna saperli, ecco. Ma in secca come te la sei cavata allora? Cosa è successo? Ah, niente! Dunque, sono entrato, la barca, patapon, si era ribaltata completamente. E che c'era l'onda
di risacca, così, no? E che dava che botte, tum, pim, pom, e mi subito che faceva legarmi, ho messo già, Mara, ho perso la barca. Pensa di che fantovina che era. Sono davanti in attacco, perché ella mi vedeva, il percorso lo vedeva da traccia, no? Ho detto, Mara, ho perso la barca. Mentre facevo così, tiro su qualcosa per salvare qualcosa, che avevo casata, che avevo perso anche, e la barca si alza da sola. Si vede che la trova un fondale, la chiglia la gattina così, e la tiro su. Oh, così prova a scampare via, non sta niente da fare. Così in modo assolutamente informale con Vittorio Fabris, il nostro ospite di oggi, per parlare un po' della sua vita e della sua esperienza. Come avete visto, Vittorio, noi ci diamo sicuramente del tu, perché è da qualche giorno che ci frequentiamo, perché cerchiamo di capire la sua storia, la sua vicenda. Vittorio, dicevo, ha avuto una vita piuttosto complicata. È un veneziano ed è partito con alcune lotte qui fatte anche a Porto Marghera, ma poi si è trasferito a Milano, dove appunto ha lavorato per la Feltrinelli per 20 anni. Hai conosciuto anche Gian Giacomo Feltrinelli o no? No, già era morto. Era già morto. Nella nostra libreria avevamo i gratte di ferro, i gratte perché ne buttava le bombe dentro, ne buttava i molotov dentro. Da San Paolo a pochi metri. Pochi metri, quindi avete vissuto... Quel periodo là, insomma. E di poi... Già li guardai anche gli altri. Ma poi ha fatto anche, io so che hai anche aperto un... assieme ad altri soci, un ristorante sui Navigli. Sì. Veniva la Fernanda Pivano. La Fernanda Pivano, l'istituzione. Ciao Fernanda, se te va, ascolta voi da sola, ecco, tranquilla, sono anche fino là in su. E dopo era proprio nella movida sui Navigli, no? Sì, tre locali. Il primo le scimmie, non so se avete sentito parlare delle scimmie. Sì, sì, dopo sì. Già l'inizio la Fiorita, che avevo movimentagnati, perché quasi mo cabaret, ho visto Versace, ho visto la Vanoni. La Patantone, tutta la gente era una movida notturna di... E poi c'era anche il capolinea in fondo, il capolinea del tram. E poi l'ultima parte della tua vita l'hai fatta come cos'è, responsabile di una ittica, che cosa hai fatto? No, io ho fatto, io ho lavorato tantissimi anni al mercato generale di Milano, dove ho un buon rapporto con lo staff veterinario. Anche lì abbinando l'esperienza diretta del commercio col pesce, ho visto davanti a me, sì, durante il percorso degli anni, la depauperazione, la scarsità del pesce, la qualità del pesce è sempre peso, nel senso che per esempio a Grado veniva fuori del pesce, il pesce duro di Grado era bellissimo, le seppie di Grado erano bellissime. Già negli anni 90, nel nord dell'Atlantico, dove c'era il pesce al merluzzo, che sembrava la mano del cielo, che non finisce mai il merluzzo. Sai, negli anni 90, il 90% de manco, il 90%, no 10%, il 90% stava di corda. Quindi qua, qui... Quando io, scusa, sì. Quando io mi sono andato, perché sono stato anche nella parte alta, ma quando mi sono stato a Falmouth, cioè, a Woodhull, c'è il più grande istituto oceanografico del mondo. Lo sapevi, no? Certo. Ecco, e anche se tutti i pronomi mi ha portato dentro l'emiciclo che fa le conferenze, mi ha portato in laboratorio, mi ha fatto vedere quel microscopio. E che c'è? Un scienziato italiano che di 30 anni che c'è, mi ha detto, Vittorio, dai una testa d'oro, plastica, mica plastica, è un dramma. Il dramma vero e proprio è l'acidificazione degli oceani. Siamo fatti con 150 anni notte, ma la roba, cioè detto da scienziati, quindi, per dire. Quindi c'è un uomo di letteratura, sì, un uomo di mare, di fatto. Non nel vero senso, come magari potrebbe essere Franco. Cioè come, non so, un Soldini o un Malingri, che conosco bene tutti i due, sì. Soprattutto Malingri.
No, prima mi accennavi il discorso che hai incontrato Dario Fo e la Franca Rame. Dove li hai incontrati? Come sei... Allora io un po', insomma, vivo una storia un po' particolare della mia vita. Una certa conoscenza nell'ambiente, per la mia lotte, per le mie idee, insomma, anche nell'ambito delle carceri. Per esempio al 18 io sono invitato qua all'Arsenal, non so se sapete che è l'Arsenal qua, che esegue a manifestare di quelle giudee che figlie e donne, sì, io sono sì, via, sì. E mi compa che se ne vanno, pensate. Sì. Ecco, passa parola, siamo incontrati a Milano e da lì è nata un'amicizia. Vieni in casa, mi potevo stare anche, non so, mesi e mesi senza parlare, senza così. E poi andavo sola e mi mettevo a mangiare i colori, per dire, no? Ma riandavi a Palazzina Liberty? La Palazzina Liberty dopo l'abbiamo lasciata, è stata lasciata la Palazzina, è stata gestita. Adesso è un gioiellino. Certo. Adesso è un gioiellino Liberty, proprio a misura della, per prima c'era un degrado, dal Cusarda, soprattutto, che era proprio un degrado completo. È stata proprio una bellissima, forse era una delle cose che passa la storia anche di Milano, perché poi con il coinvolgimento popolare del quartiere, eccetera, eccetera. Abusato. Perché io allora tempo, i primi due anni con mio lavoro a Feltrinelli, per esempio, te l'ho detto. E la fatica, perché stamattina per andare a lavorare a Feltrinelli, perché la sala a una certa ora, c'è qua il tram, il bus, andare in Piazza Fontana, che è vicino alla statale. Sì. E quindi ho detto, sono andato qua attorno alla mia casa, la mia casa piccoletta, a Mian, c'era un via vai dei magistrati, avvocati, gente anche... Artisti. Ma gente anche un po', diciamo... borderline. Ecco, vada, anche proprio più borderline che più di anche di qua. Ma c'era proprio... era una forma, era l'ambiente che si viveva. Tu a Milano potevi anche andare di notte, dammi giù di notte, non avevi questa sensazione che hai adesso. Ma di che anni stiamo parlando? Dagli anni 70 fino a che era morto, ci sono già i funerali di Dario, l'ultimo che era sotto la piova, si è sacrato. È straordinaria questa storia. Ve ne tante. La mia madrina di notte era Carla Capponi. Quella di Rosella, insomma, però medaglia d'oro resistente. Ecco, credo di essere l'unico a entrare, accompagnato da lei, alla Camera dei Deputati, con l'Eschimo. Anche per dirti dall'alti e bassi, l'attuale, che è ancora viva, la Giulia Maria Crespi, la fondatrice del FAI, una delle famiglie più prestigiose, certo, d'Italia, come certo, borghesia, l'alta, certo, borghesia, no? Che è nella storia dell'Italia, certo, e particolarmente della Lombardia. Ecco, cioè il libro sostio l'ha visto, il mio filo rosso, che sì, il mio filo rosso, ne abbiamo parlato. Ecco, sì, ti vedi che dal primo presidente all'ultimo presidente andai sempre a omaggiare la Crespi. Ragazzi, adesso stavo su per 97 anni, e 50 anni, e se 50 anni diciamo che ci scambiamo tutti gli anni gli auguri di Natale. Quando sono partito per fare il giro, mi faccio il Goldorigo e dico, guarda, passo questo e altro, con queste intenzioni qua, lui mi ha detto, Madonna, allora che mi ferisco, non ha mica detto queste robe qua come che mi ha detto tutti. O sino, sì, molti anche con entusiasmo, molti anche con lacrime. Oggi quando sono partito, anche i miei familiari che non ne vediamo più. Certo. Ecco. Cioè, io avrei puntato su un cavallo e sbagliato secondo me. Dopo ne parliamo di questo. Per dirti, dunque, la Maria Giulia Crespi, l'altro anno, mi ha risposto a questa lettera, a parte che bisognaria, come si dice, bisognaria pubblicarla. Detto. Sì, sì. Ma mi ho scritto così in 448. Senza intenzione. E sai cosa mi ha detto per chiudere? Ci vediamo l'anno prossimo per scambiarci i doni ancora.
Cioè, e quindi tu a Natale qui adesso andrai sì, a trovare. Sì, vado adesso. Ma questo cosa vuol dire? Cioè, una persona di 96 anni, che dice, se vediamo l'anno prossimo, è uguale, stupendo, è cioè, un ottimismo incredibile. Ancora, cioè, immedesimo a me questo rituale, cioè, a 97 anni, capio che per me è stata una cosa stupenda. È stata una delle frasi più belle che io abbia ricevuto da una persona, veramente, di 97 anni. C'è un libro, comunque, che scritto da Melville nel 1851, che riguarda appunto, che è considerato uno dei capolavori della letteratura americana, ma sicuramente un capolavoro della letteratura mondiale, che è Moby Dick. E questo libro qui ti ha segnato profondamente, allora, e ti ha, diciamo così, portato a fare un'avventura. Allora, Moby Dick non si legge tutti i giorni, però se tu lo leggi, anche capitolo, ti può saltare capitolato, poi diversi capitoli, cioè. Se tu lo leggi bene, ma ogni capitolo è scritto talmente in modo quasi maniacale dal Melville, che, perché dice, se io dico questo, devo darti la certezza che questo è vero che dico. Ha dei similitudini, appunto, delle metafore che a me mi ha fatto dire, a una certa esperienza, beh, devo da chiedere scusa alla balena per forza. E quindi tu hai usato la balena come simbolo? Come simbolo, sì. Come della simbolo... nostra, delle nostre contraddizioni, delle arpionate che comunque ci apriamo, Fiori.